Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi di Stampa e Vangelo. È martedì 16 di maggio, 17? 17 di maggio, del 2017. Vi ringrazio per la partecipazione di questi giorni che è stata estremamente numerosa, quindi davvero grazie ai moltissimi che hanno seguito e fatto seguire con il loro mi piace, con i loro condividi la diretta a molte persone. Fatemi salutare Barbara Putignani, ecco che arriva Massimiliano Esposito, oggi protagonista sulla Gazzetta di Mantova. C'è un bello spazio, è candidato a Goito e la Gazzetta di Mantova dà attenzione a Massimiliano Esposito. C'è Andrew Clements dall'Australia, c'è Angelica Bosio, c'è uno stupido Amareldo Azemi, profilo fake che viene, insulta, e attento che se ripeti quello che stai scrivendo verrai cancellato istantaneamente. Saluto la Pongiluppi, saluto Paolo Ruotolo, saluto Elena Di Pietro, PDF Toscana, Silvia Lodà del PDF di Roma, Sabino Sabini del gruppo preghiera Popolo della Famiglia, c'è Barbara Moi, c'è Stefano Gardini, c'è Andrea Cavenaghi del PDF Lombardo, ecco Stefano Sigali del PDF anche lui della Toscana. Saluto Giovanna Bonazzi da quel di Cento, Manuela Miraglia, Don Massimo Lapponi dallo Sri Lanka. Giusta la domanda di Angelica Bosio. Fatemi salutare anche Federico Pieroni, Giovanni Barbaro, Vladimiro Campello come nostri candidati in terra friulana del Popolo della Famiglia, a Fontana Fredda per la precisione. Saluto Carla Stefanini, Simona Bartoli, Francesca Marzoli che chiede preghiere per Pino del PDF di Pescara, preghiere assicurate per Pino e Maria protegga Pino e interceda presso nostro Signore Gesù Cristo. Saluto Anna Ciappa, Simon Pietro Carta, Cinzia Gioia, Piera Giacometti, Filippo Fiani, Gianluca Valpondi del PDF del Piemonte, c'è anche Giovanni Marco Tullio, siamo davvero tutti. Saluto anche Michele Lo Cicero, che dice perché non fai più Radio Londra, Giuliano Ferrara. Ma non vedi come sono giovane, che pelle rilassata, Giuliano ormai è vecchio e cadente. Saluto Nicola Di Matteo, coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, Andrea Fratini che ha fatto emergere il suo cognome nel profilo Facebook. Saluto Cinzia Gioia, Tiziana Mezzadri, Anna Russo, vi chiedo un mi piace e un condividi alla diretta. C'è anche Giovanni Fiori del PDF di Roma Sud, c'è Bobac Falamachi, Ninnarello, davvero in tanti. Un mi piace, un condividi, è una puntata molto significativa quella di oggi. Dobbiamo parlare di tante cose rilevanti che emergono dai giornali di oggi. La nostra rassegna stampa sarà dura, oggi lo dico subito. Sara Piaceri, Don Francesco Colamonaco che ci scrive dalla terra di Puglia, c'è Saimir dall'Umbria. Abbiamo insomma completato davvero il Giro d'Italia con Anna Ciappa che fa il buon compleanno a Sara Deodati. Saluto anche Mira D'Angelo, Marco Margherita dal Piemonte. E allora vi chiedo un mi piace, un condividi alla diretta. È arrivato anche Alberto Agus Popolo della Famiglia della Sardegna. E allora possiamo salutare davvero tutti, partendo con la lettura. Siamo già in tripla cifra, partendo con la lettura del Vangelo del giorno. Oggi il Vangelo di Giovanni, siamo nel capitolo 14, i versetti sono quelli che vanno dal 27 al 31. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato.
una pagina di Vangelo estremamente poetica, davvero bellissima. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, una frase che sentiamo ripetere durante la liturgia della Santa Messa, ed è davvero una frase che ci consola, pur essendo, come dice sempre il Vangelo, perché è sempre terra di contrasto la lettura del Vangelo, pur essendo il tempo del principe del mondo, cioè di Satana e del male. Questa lotta è la lotta quotidiana che dobbiamo svolgere, sapendo che però Cristo, come ci dice bene Simon Pietro Carta, citando proprio il Vangelo di oggi, egli non ha nessun potere su di me. Forza dunque, forza con la convinzione, la nostra fede che ci aiuta ad affrontare questo momento così complicato delle nostre vite individuali e collettive in un territorio così complesso come quello che abbiamo scelto di agire, su cui agire, che è appunto la politica. Allora, di che vogliamo parlare oggi? Julius Garibaldi dice: ascoltare stampa e Vangelo in macchina durante la guida non ha prezzo, mi fa piacere che sia bello ascoltarlo come fosse una trasmissione radiofonica, diciamo così. Saluto Cristiano Zuccherini e lo avverto sempre di stare attento a quello che scrive, se no oggi è l'ultimo giorno che scrive sulla bacheca. Ho letto un riferimento a Satana che non mi piace. Quindi Zuccherini, qui con educazione, altrimenti il trollaggio, come ho scritto già l'altro qualche giorno fa, qui non si trolla e viene cancellato immediatamente il diritto alla libertà, che invece riconosciamo a chiunque abbia opinioni anche diverse dalla nostra, che voglia comunque seguire stampa e Vangelo. Saluto Paolo Pasanisi Zingarello, saluto Antonella Iuna, saluto Cinzia Gioia, vi chiedo un mi piace, un condividi la diretta di oggi. Ora cominciamo ad affrontare le tematiche, visto che qualcuno ha già citato il tema dell'indiano Sikh, che la Cassazione vuole uniformato ai nostri valori. Io mi sono permesso sul quotidiano La Croce di oggi, spero siate tutti abbonati alla Croce, perché lì leggete qualcosa di nuovo. Leggete per esempio un'apertura sull'improvviso viaggio di Macron immediatamente dopo l'elezione, ha telefonato alla Merkel. Subito dopo l'insediamento all'Eliseo, non ha fatto neanche in tempo a nominare il primo ministro, che peraltro è uno gollista, non della sua parte politica, per poi correre immediatamente dalla Merkel. Quindi, prima telefonata alla Merkel, primo atto, neanche il momento di insediarsi all'Eliseo, andare a Berlino dalla Merkel. E questo ha provocato, come dire, la sensazione in noi della Croce che l'asse franco-tedesco si stia stringendo molto bene, e questo non farebbe del bene all'Italia, lo diciamo da tempo. Saluto Andrea Cona, candidato del Popolo della Famiglia a Verona, oggi a pagina 14 dell'Arena di Verona, il più importante quotidiano di Verona. Trovate un bellissimo spazio dedicato al popolo della famiglia, alla candidatura di Filippo Grigolini a sindaco di Verona, e anche al nostro segretario Gianfranco Amato, che ieri ha partecipato alla presentazione della lista a Verona. Quindi vi ho citato l'articolo della Gazzetta di Mantova, che dà spazio a Massimiliano Esposito, candidato a goito del Popolo della Famiglia, e anche a pagina 14 un bellissimo spazio dedicato sull'Arena, principale quotidiano di Verona, sulla candidatura di Filippo Grigolini a sindaco di Verona, ricordando che peraltro Gianfranco Amato a Verona è candidato capolista. Quindi vedete che faticando, lavorando, lo spazio anche sui giornali si trova. Dicevo, l'indiano Sikh porta per sua appartenenza religiosa una sorta di coltello con una lama di 20 centimetri, che è un simbolo religioso per i Sikh. La Cassazione gli ha vietato di portarlo, dicendo che se vuole stare in Italia deve uniformarsi ai nostri valori. Mi sono permesso sul quotidiano La Croce, prima pagina di oggi, editorialino di oggi, di chiedere: ma quali sono questi valori? Quali sono questi valori? E allora, prendendo un po' le notizie di oggi, troviamo un comico che fa lezione a 30.000 studenti, e la lezione è solo parolacce, tutta una serie di parolacce vergognose, proprio fatte in maniera volgare, non, in maniera ostentata e volgare.
Il nostro ministro della pubblica istruzione si congratula, dice grande lezione di Paolo Ruffini, si chiama così il comico. Poi si accorge di averla fatta, diciamo, fuori dal vaso, e sul Corriere della Sera prova a far correggio dicendo che lei era in imbarazzo. Sul Corriere della Sera online, però, se andate sul Corriere della Sera cartaceo, che io ho già letto stanotte per preparare la rassegna di oggi, vedrete che invece il ministro si congratula col comico Paolo Ruffini per questa bella lezione fatta solo di parolacce volgarissime che hanno imbarazzato molti a Trieste. Si guarda tutto in streaming, video e audio. A Trieste, una classe, un istituto con 300 studenti voleva staccare il collegamento. Tutto questo, lo ripeto, col timbro del Ministero della Pubblica Istruzione, anzi col Ministro della Pubblica Istruzione che si compiaceva con la lezione fatta a suon di parolacce. Sono questi i nostri valori a cui deve uniformarsi il povero indiano Sikh, che peraltro Massimiliano Esposito ci informa essere di Goito, proprio di dove, territorio dove si candida Massimiliano Esposito per il popolo e la famiglia, a Goito. Allora questa cosa, vabbè, non, evidentemente sì, i nostri valori sono fragili. Repubblica oggi ci informa poi che un membro del governo si sposa. Io ho detto, ammazza, il titolo dice la prima volta nel governo italiano. Io ho pensato, pensate che ingenuo, sarà un governo tutti di single. E invece no, come il ministro Fedeli fa le congratulazioni, d'altronde c'è la terza media, quindi il linguaggio delle parolacce è il massimo che capisce, al comico Ruffini, anche qui non è il vice ministro che si sposa, in realtà fa l'unione civile gay col suo compagno. Si chiama Ivan Scalfarotto, lo conosciamo bene. È quello della legge che vorrebbe quelli come noi in galera con 6 anni di carcere, lo ricordo, 6 anni di carcere, legge approvata, ricordiamolo sempre, in prima lettura dalla Camera, per fortuna ferma al Senato, ma il voto alla Camera l'ha avuto, di molte forze politiche, non solo di centrosinistra, come sempre, centrosinistra e centrodestra in questa legislatura hanno collaborato. E insomma, Repubblica ci fa sapere che si sposa, che questo è un matrimonio, che lui è lo sposo. Ora, un membro del governo sa bene che la legge sulle unioni civili è una legge che non prevede la costituzione di una famiglia, non è un matrimonio, non c'è uno sposo, ma vi assicuro, sull'articolo di Repubblica di oggi non c'è neanche un accenno a questo. Ma lo sanno bene, perché i legislatori hanno dovuto per forza fare un riferimento esplicito all'articolo 2 della Costituzione, cancellando il riferimento all'articolo 29, che come sapete è l'articolo della famiglia, proprio perché non si può definire famiglia ciò che non è nato dal matrimonio. Quindi, in questo caso, ancora una volta, si usa impropriamente lo sposo, il termine sposo, si usa impropriamente il termine matrimonio, impropriamente il termine famiglia. Non c'è nessuno che si sposa, insomma, non voglio deludere Giovanna Arminio, semplicemente si sposa Ivan Scalfarotto, in realtà stringe un'unione civile, così hanno la pensione di reversibilità, ricordando questa vergogna per cui 7.000 coppie omosessuali hanno diritto alla pensione di reversibilità. 1 milione di coppie di fatto previste dalla stessa legge, che hanno però la colpa di essere eterosessuali e magari allevano in dimensione di coppia di fatto bambini, c'erano 700.000 bambini all'interno di 1 milione di coppie di fatto. Bene, per loro niente pensioni di reversibilità. La stessa legge, la legge Cirinnà, anche questa votata da centrodestra e centrosinistra col voto determinante, ricordiamo, dei senatori di Denis Verdini, insomma non propriamente Che Guevara, no? Uno, Denis Verdini, eletto centrodestra con i suoi. Bene, con questa legge c'è una prima parte che riguarda Ivan Scalfarotto, il vice ministro che si atteggia a sposo e che avrà semplicemente la pensione di reversibilità, una seconda parte relativa alle coppie di fatto eterosessuali che invece non avranno nulla, e per cui se muore il compagno di una donna in una situazione di coppia di fatto e magari stanno allevando 3 figli, quella donna vedova rimane senza pensione di reversibilità. Invece il compagno di Scalfarotto riceve la reversibile. È giusto? All'indiano Sikh, gli vogliamo dire, questi sono i nostri valori, il valore della discriminazione, il valore della discriminazione. E per capire meglio il concetto di discriminazione andiamo sul Corriere della Sera.
E su Corriere della Sera oggi c'è un altro fenomenale articolo straordinario relativo a una manifestazione che si terrà a Reggio Emilia di protesta contro il Gay Pride. Sapete che per la prima volta si fa il Gay Pride emiliano a Reggio Emilia il 3 giugno prossimo. C'è una manifestazione di cattolici contrari al Gay Pride, evidentemente, che citano San Tommaso d'Aquino, che dicono che insomma, servono atti di riparazione contro il Gay Pride e hanno chiesto l'autorizzazione per una manifestazione. Non solo, l'arcigay ha preteso dalla diocesi di Reggio Emilia un comunicato di distanza dalla manifestazione contraria al Gay Pride. E devo dire che purtroppo il portavoce del vescovo Camisasca ha pure detto: ah no, noi questi non li conosciamo, li vogliamo lontani, non è un'iniziativa della diocesi, cosa anche vero. Questa riparazione pubblica, appunto, manifestazione di riparazione pubblica, non ha, diciamo così, come spesso accade ormai, il timbro della diocesi, che anzi allontana. Ma l'arcigay vuole che Camisasca, cioè il vescovo, dica esplicitamente qualcosa contro a chi fa una manifestazione contraria al Gay Pride e vuole anche che l'arcivescovo presenzi alle loro veglie anti-omofobia che devono essere fatte in chiesa. Attenzione, perché adesso l'ordine dell'arcigay è dare gli ordini alla Chiesa Cattolica. E noi ci appecoroniamo e mandiamo il portavoce del vescovo a fare i comunicati a favore di questo tipo di operazioni. Al che questi poveretti della manifestazione contraria al Gay Pride hanno chiesto l'autorizzazione, quella comunale, normale, per tenere una manifestazione che va lontana, anzi, dal sagrato del Duomo di Reggio Emilia, e il sindaco vecchio ha detto: no, adesso dobbiamo vedere, perché bisogna vedere se ci sono gruppi di estrema destra. Insomma, il concetto finale è: il sindaco ha detto che parteciperà al Gay Pride e vabbè, e ognuno fa come lo che vuole. Ma la cosa divertente è che in questo territorio, nella nazione italiana, quella cattolica, apostolica e romana, la manifestazione, il Gay Pride si può fare, la manifestazione contraria al Gay Pride no. E l'arcivescovo prende ordini dall'arcigay. E al Sicca, al povero indiano Sicca, che dobbiamo dire? Che questo è il sistema dei nostri valori? Il sistema dove le lobby dominano? Insomma, sta corte di Cassazione, all'indiano Sicca che portava la cortellessa, gli ha detto: no, no, ti devi uniformare ai nostri valori. A quali valori facevi riferimento? Quelli per cui cancelliamo il Natale dalle scuole e diciamo che in ossequio alle altre religioni non facciamo più la festa del Natale? Oppure quelle scuole dove si cancella la festa del papà in ossequio alla lobby LGBT, perché siccome ci sono magari i figli di due mamme che si sono inventati loro, non si fa più la festa del papà? Oppure non si fa più la festa della mamma perché ci sono i figli di due papà? Questi sono i valori? Non lo so. Il tema è che davvero al nostro amico indiano Sikh la Cassazione ha detto: devi uniformarti al nostro sistema dei valori, ma non gli ha detto quali sono i valori. Ed è questa una delle ragioni più profonde per cui è in campo il popolo e la famiglia. Qui veniamo anche a una risposta. Ricordiamoci che tutto questo sta avvenendo: il matrimonio di Scalfarotto, la legge Scalfarotto, la legge sulle unioni civili, Valeria Fedeli che mette il gender nelle scuole, gli ordini dati all'arcigay persino alla diocesi di Reggio Emilia. Tutto questo sta avvenendo, la discriminazione per cui la Gay Pride si può fare, la manifestazione contro il Gay Pride no. Tutto questo sta avvenendo perché i cattolici si sono fatti pecora, primo, e secondo, si sono fidati del centrodestra. E qui veniamo al punto della cosiddetta nota tecnica sul rischio di dispersione di voti e sulle sue conseguenze alle prossime elezioni amministrative a Genova. Questa
cosa divertente è che in mezzo a tutto questo, mentre noi stiamo facendo una battaglia fortissima su tutti i territori nazionali, c'è qualcuno che si è preso la briga di scrivere una nota tecnica, piena di puttanate tecniche, per altre cose proprio non stanno né in cielo né in terra, per spiegare sostanzialmente perché non bisogna votare Stefano Arrighi, candidato sindaco a Genova, cioè il candidato del popolo della famiglia, e bisogna invece votare il centrodestra, cioè a stringere questo, eh. E sono amici cattolici, amici che hanno fatto la battaglia col popolo e la famiglia, che ci dicono che noi non dobbiamo esserci e vogliono ancora fidarsi del centrodestra. Allora lo dico a costoro, che neanche sanno le cose basiche della legge elettorale e vogliono spiegarci la legge elettorale. Questi che dicono che il voto al sindaco è facoltativo e il voto alla lista è invece obbligatorio, che dicono cose senza senso. Tutte tecnocastronerie, come dice bene Raffaella Di Nolfi. Si può benissimo peraltro votare solo il sindaco, e se siete di Genova, Stefano Arrighi, 34 anni, candidato sindaco del Popolo della Famiglia, è in assoluto il miglior candidato sindaco che possa esserci. E questo per smontare la cosa tecnica, perché non è per niente facoltativo il voto al sindaco, si può persino votare solo il sindaco e non la lista, figuriamoci un po', insomma, quindi. Chi scrive le note tecniche si deve stare molto attento a quello che scrive. Ovviamente ci sono frasi, insulti, cose allucinanti. Adinolfi ai suoi contatti subacquei con Renzi, scrivono nelle varie chat, no? Di questi soggetti. Adinolfi ogni 6 anni fa il salto della casacca. Ogni 6 anni, io non ho calcolato gli anni. Sono stato democristiano e poi si è sciolto la DC, non è potevo fare niente. Sono stato il Partito Popolare e poi si è sciolto il Partito Popolare. Non è che ci potevo fare niente. Sono stato parlamentare del PD, questo è vero, perché i popolari, moltissimi popolari, sono finiti nel Partito Democratico e dopodiché dal Partito Democratico sono uscito e questa è la ragione per cui è nato il Popolo della Famiglia, se no non nasceva, nasceva, è nato perché sono uscito dal popolo, dal PD. Ovviamente i rapporti subacquei con Renzi sono il sogno di qualcuno. Allora, se tu vuoi incidere sulle elezioni amministrative prossime, secondo costoro ti devi alleare strutturalmente al centrodestra. E non bisogna votare Stefano Arrighi perché Stefano Arrighi disperde il voto. Ora ho preso il sondaggio che è uscito proprio oggi, guardate un po' la fortuna che abbiamo, il sondaggio che è uscito oggi sulle elezioni a Genova, che vede le 3 aree principali, centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle divise con il 37% al centro-sinistra, il 30% al centro-destra e il 20% al 5 Stelle. Ora, se tu vuoi far pesare la tua posizione sul centro-destra e sei alleato strutturale del centro-destra, ti ritrovi in quel 30%. Come sapete, la legge elettorale prevede il ballottaggio, famosi scrittori di note tecniche. Se tu vuoi pesare seriamente sulle elezioni politiche, il voto determinante è quello del ballottaggio. Ammettiamo che Arrighi non arrivi al ballottaggio, anche se quel sondaggio dice che il 13% vota fuori dalle 3 aree principali. 13%, d'accordo? Secondo voi si incide di più facendo da subito l'ascara al centrodestra o scegliendo dopo il primo turno dove far pesare i propri consensi e condizionando a quel punto l'eventuale coalizione alle nostre posizioni? Di più, potremmo anche dire che non sosteniamo nessuna di queste opzioni, perché signori miei, dobbiamo avere chiaro il concetto. Il divorzio breve è stato votato da tutte le forze politiche, 11 voti contrari al Senato, 11 voti contrari, centrodestra e centrosinistra. Le disposizioni anticipate di trattamento, cioè l'eutanasia, è stata votata alla Camera, 630 venti diritti al voto, hanno votato contro 37 deputati rispetto a 630. Forza Italia ha dato libertà di coscienza, nella Lega, come sapete, esponenti importanti come Zaia sono a favore dell'eutanasia, dunque il centrodestra sull'eutanasia è schierato anch'esso con
le forze che hanno proposto queste iniziative. Sulla droga libera i gruppi sono trasversali, il capo si chiama Benedetto della Vedova, che faceva il colonnello di Gianfranco Fini fino a che non si è convertito al renzismo. Oltre questo, la legge sulle unioni civili non sarebbe mai passata senza i voti determinanti di un gruppo enorme, enorme di eletti nel centrodestra, dai senatori di Verdini ai gruppi di Alfano e ai malpacisti di Forza Italia. Questi sono i fatti. La 17ª legislatura repubblicana è stata una legislatura dove la collaborazione fra centrodestra e centrosinistra ha prodotto divorzio breve, eutanasia in un solo ramo del Parlamento, il voto alla Scalfarotto, la legge Scalfarotto anch'essa in un solo ramo del Parlamento, e la legge sulle unioni civili. E questi ci vogliono ancora spiegare con le note tecniche che noi dovremmo essere alleati al centrodestra strutturalmente. No, il popolo della famiglia nasce politicamente. Non sto neanche a rispondere a tutte le discussioni che si fanno. Allora, le discussioni su di me personalmente le rimando al mittente, cioè posso essere l'ultimo dei peccatori e lo sono, e l'ho sempre ammesso, non voglio fare il santo davanti a nessuno, ho un passato e questo inevitabilmente l'ho raccontato ed è fuori dai miei armadi, ogni scheletro è fuori dai miei armadi ed è giudicabile. Ma questi votano per la qualunque, insomma, perché se sarà vero che Adinolfi a 20 anni era sposato, ed è passato più di un quarto di secolo da allora. Ma Salvini c'ha due divorzi, voglio dire, Berlusconi non ne parliamo proprio. Toti è un sostenitore delle unioni civili e ci fate la predica e ci venite a fare la predica. E no, perché Adinolfi ha i contatti subacquei con Renzi, invece Berlusconi no. Invece il patto del Nazareno, la stretta di Nolfi. Ma come cavolo vi inventate queste cose? Allora, voi dovete dire con chiarezza: noi a Nolfi ci sta antipatico, il PDF lo vogliamo morto, e allora poi scrivete la nota tecnica su vogliamo il PDF morto, ma non la nota tecnica per dire non votate Stefano Arrighi sindaco di Genova perché altrimenti disperdete il voto. È l'unica maniera per far contare il voto. Altrimenti, signori miei, quello che succede a Reggio Emilia, non a caso, nei comuni dove governano, governano e dicono il gay pride sì, e la manifestazione contro il gay pride no. E in Parlamento dicono l'eutanasia sì, e le proposte a favore della famiglia no. Perché? Perché non c'è un gruppo reale che mette la faccia e raccoglie i voti sul proprio simbolo rispetto ai principi non negoziabili. Vedo questi tipo Idea che dicono, ma siamo presenti in 25 comuni, non c'è un comune col simbolo di Idea, cioè Quagliariello, Roccella, Giovanardi, eccetera, eccetera. Stanno tutti acquattati dentro al centrodestra. Tutti, tutti, non c'è un comune dove c'è il simbolo di Idea. Però dicono, ah, cioè, siamo in 25 comuni, ma quando mai? Siamo noi in 25 comuni dove si vota, importanti, dove si vota e si vota sul simbolo del PDF, che è l'unico voto utile. Che è l'unico voto utile. Perché è il voto su principi non negoziabili per i quali gli eletti sono vincolati a questo e sono, ed è la forza determinante sia ai ballottaggi per queste amministrative che nelle prossime politiche. Cioè una forza che può determinare un equilibrio di sistema in cui non si possono più fare le leggi sui falsi miti di progresso, perché noi le impediremo. Semplicemente questo. È una questione di rapporti di forza. Fidarsi ancora oggi del centrodestra, dopo quello che è accaduto in questa legislatura repubblicana e anche sui territori, noi ci candidiamo a Conegliano col nostro Lorenzo Damiano, che ha trovato una giunta, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, che ha portato il gender nelle scuole, con una bella delibera proprio comunale. Signori, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Il sostegno al popolo della famiglia è l'unico voto utile. Se il popolo della famiglia sarà forte, sui tavoli potremo condizionare le coalizioni che andremo a rafforzare, se intenderemo rafforzarle, oppure voteremo scheda bianca al ballottaggio. Ma intanto si saprà che i cattolici sono svegliati, i cittadini di buona volontà che vogliono difendere i principi non negoziabili e vogliono ribaltare le priorità dicendo prima la famiglia, hanno un loro contenitore, un loro luogo politico dove far pesare le loro idee. Altrimenti continueremo ad avere l'arcigay che pretende di fare addirittura il dettato dell'agenda e degli ordini anche all'arcivescovo. Signori, è questa la condizione. O noi rafforziamo
la nostra posizione autonoma, o se la deleghiamo ai Giovanni Toti di turno, la deleghiamo a gente che non ha i nostri valori, non gliene frega proprio niente, anzi lo teorizza. Mi piacciono quelli come Stefano Parisi che fanno i bei convegni, che invitano gli amici nostri e poi vanno sul palco e dicono: però non parlateci di valori, perché i valori sono divisivi. Ma è chiaro, una coalizione che punta a prendere il 35-40% dei voti considera le nostre posizioni divisive. Neanche sto a citare a Genova la radicaleggiante che è candidata con il candidato del centrodestra, neanche discuto di queste cose qua. Cioè, la famosa nota tecnica è tutta su questo soggetto, Elisa Serafini, che è evidentemente una contro le nostre posizioni, candidata nel centrodestra, eh? Ma io non voglio neanche discutere di questi che sono alla fine dettagli. Io voglio spiegare che il voto al popolo della famiglia è l'unico voto legittimo, altro che nota tecnica, l'unico voto che rafforza e rende possibile la costruzione di un'alternativa. Come dice Don Francesco Colamonaco, che dice: prego e spero tanto che i cattolici si possano svegliare, non c'è alternativa al popolo della famiglia. E questa è la verità. La verità è l'esatto contrario di queste note tecniche farlocche, ragazzi, che poi vengono lette da 8 persone a Genova, eh? Cioè, vorrei dire a Stefano Arrighi, ai nostri amici, non impazziamo con le nostre piccole beghe interne. I voti vanno conquistati sul territorio, fuori, tra la cittadinanza. Genova c'ha 700.000 persone, è una città enorme. Non impazziamo rispetto alle nostre piccole beghe. Hanno fatto la nota tecnica, vabbè, chi se ne frega. Io oggi la uso solo per pretesto, per spiegare che rispetto al quadro che vi ho fatto, è il ministro Fedeli e il gay pride che pretende di dare l'ordine al vescovo e la situazione del matrimonio di Scalfarotto che non è un matrimonio e la situazione della stampa e il sindaco di Reggio Emilia che vieta addirittura la manifestazione, la legge sulle unioni civili che dà la reversibile a Scalfarotto ma la nega alle coppie eterosessuali. Insomma, questo quadro si cambia, l'eutanasia sostenuta dal centrodestra anche si cambia se cambiamo e sappiamo sparigliare il quadro politico con una posizione autonoma, non con il centro-sinistra, non con il centrodestra, meno che mai con Grillo, che ormai dice sui giornali che i cattolici hanno grandi punti di contatto. D'altronde sono le parole stesse che ha detto il direttore di Avvenire. A me sembra di vivere un impazzimento. A me sembra di vivere un impazzimento generale. Oggi chi difende i principi non negoziabili non può stare con questo centrodestra, non può stare con questo centrosinistra, ovviamente non può stare con Grillo. Ha solo l'opzione del popolo, della famiglia. Saluto Fabrizio Pessa che dice: vi ammiro perché non volete compromettervi con nessuno. Saluto Alberto Olivieri, Gianluca Valpondi, ha detto: il candidato sindaco di centrodestra a Genova voleva mettere capolista la militante LGBT. Tra l'altro, gli attacchi ad Aninolfi a Genova vanno a braccetto con quelli a Papa Francesco e alla Moris Letizia. Roberto Agus dalla Sardegna conferma: è un impazzimento generale. Sembra di vivere un impazzimento generale, davvero. Allora, noi questo non lo tolleriamo. Ora, accettiamo tutto. Accettiamo che i nostri amici legittimamente vogliano votare il centrodestra, però per favore non fateci più leggere questi documenti sulla dispersione del voto, perché sono documenti profondamente scorretti, tecnicamente clamorosamente sbagliati, cioè fate vedere proprio che di politica non ne capite niente, che maneggiate una materia che non è la vostra, perché è ovvio che il peso di un voto al secondo turno è immensamente più forte dell'aggregarsi a fare le mosche cocchiere, cioè i singoli candidati nel centrodestra al primo turno. È ovviamente folle affermare che queste due cose abbiano una valenza equiparabile, perché è inferiormente più forte l'eventuale capacità di incisione sul secondo turno, e cercare di dare una mano a uno spirito unitario reale che permetta liberamente alle persone di scegliere. Le persone si sentono tutelate politicamente da questo centrodestra che ha prodotto, lo ripeto, il divorzio breve, il voto sull'eutanasia, in gran parte il voto sulle unioni civili, che ha votato persino la legge Scalfarotto. Si voterà al centrodestra. Chi invece pensa che sia necessaria una rappresentazione autonoma della nostra posizione, voterà popolo della famiglia.
metterà una bella croce sul simbolo del popolo e famiglia, che fa il tuo candidato alle persone migliori, perché oggettivamente Stefano Arrighi, 34 anni, papà, giovane coraggioso, è il miglior sindaco possibile per Genova. Il miglior sindaco possibile per Genova. E ovviamente chi fianco a fianco a Stefano ha fatto l'esperienza delle sentinelle in piedi, si è preso le pietrate, combatte con coraggio tutti i giorni, ha il diritto, diciamo così, di fare la sua campagna senza sentirsi dire che il voto a lui è un voto che disperde il voto. Non è così. È una bugia, è tecnicamente sbagliato ed è assolutamente una bugia. Andrea Fradini chiede i prezzi per l'abbonamento alla Croce, www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora. Alessandro Cornaggia dice: chi non vota PDF commette un peccato gravissimo. Adesso, un peccato gravissimo, non voglio dirlo, però insomma, secondo me, e lo dico con chiarezza, al di là di ogni valutazione di tipo personale, Adinolfi, la Serafini, Toti, tutte cose non contano, contano le dinamiche politiche. Se vogliamo fermare l'offensiva, che oggi sui giornali è chiarissima, se vogliamo spiegare al nostro amico indiano Sikh che quando si dice devi uniformarti ai nostri valori, i nostri valori sono scritti qua, dall'Italia cristiana, dall'Italia cristiana, lì stanno i nostri valori, e allora si capisce cosa vogliamo dire all'indiano Sikh. Oppure chiediamo i valori del gay pride, i valori della discriminazione per cui il gay pride si può fare, la manifestazione contro il gay pride, no. E accettiamo questo, però poi non ci lamentiamo più. Poi non ci lamentiamo più. Ci hanno fatto una legislatura in cui ci hanno preso a schiaffi su tutte le posizioni possibili perché i cattolici in Parlamento si sono venduti, questo è quello che è accaduto, e noi siamo ancora a rincorrere Stefano Parisi, ancora a rincorrere il centrodestra italiano, ancora a rincorrere magari i pezzi di Alternativa Popolare degli Alfaniani, ancora così stiamo, ancora non abbiamo capito la lezione, che ci devono fare più? Dopo che ci hanno fatto unioni civili, divorzio breve, legge sulla pillola abortiva dei 5 giorni dopo da dare direttamente al banco, dei bandi di concorso nelle regioni, leggi antiomofobia votate con l'astensione di Forza Italia nelle regioni, disposizioni anticipate di trattamento, ci hanno fatto tutto questo e noi ancora non abbiamo capito che a questo centrodestra non possiamo dare fiducia. Allora si vota e l'unico voto utile è il voto al popolo e alla famiglia. Chi è stato al Family Day del 2015 e del 2016, chi ha sostenuto il Family Day del 2015 e del 2016, non può che votare popolo della famiglia. Poi si possono pure fare i premi ai cattolici sono battuti per la famiglia o il Family Day ed escludere Amato e Adinolfi. Benissimo, non ce ne frega niente. Non siamo in questa vita per essere riconosciuti. Ma dire che il voto al popolo e alla famiglia è un voto che disperde il consenso, quando poi questi rappresentano, ripeto, a Genova forse 8 persone, e sto esagerando, insomma, si preoccupassero di essere sostanza loro stessi, diciamo così. Noi siamo popolo. Sul simbolo e popolo e famiglia sono già arrivati 52.000 voti il 5 giugno 2016, ne arriveranno più di questi nel 2017, il che vuol dire che su pochissimi comuni avremo ottenuto più di 100.000 voti, cioè più di 100.000 persone che credono all'operazione popolo e famiglia. Già adesso siamo un movimento con più di 100.000 simpatizzanti che votano per noi su pochissimi comuni su cui ci siamo presentati, i più importanti d'Italia certamente. Ma pensate su 8.000 comuni quando ci presentiamo alle politiche, cosa vuol dire partire da un gruppo di 100.000 militanti sul territorio, di 100.000 simpatizzanti. Come dice Anna Russo, noi siamo compatti, questa è la nostra forza, non ci divideranno e non fiaccheranno le nostre energie con queste note che servono a dire: ah, non votate, non disperdete il voto. Il voto va dato al popolo della famiglia perché è l'unico voto utile. Dove sapete che c'è un ragazzo del popolo della famiglia, una ragazza, una donna, una mamma, pieni di giovani le nostre liste. Beh, queste persone meritano fiducia e sono il meglio per la cittadinanza, per il governo della comunità. Lo voglio dire con chiarezza e lo vedete anche sui giornali. Il bello è che ormai conquistiamo anche spazio sui giornali. Abbiamo conquistato spazio, ripeto, oggi, pagina 14, l'Arena di Verona, mezza pagina tutta dedicata a Filippo Grigolini candidato sindaco, c'è cioè Massimiliano Esposito candidato a Goito, anche lui oggi ottenuto spazio sulla Gazzetta di Mantova. Insomma, c'è grande attenzione, grande cura
curiosità. Simona Rossi dice ancora con la storia della famiglia tradizionale. Noi neanche la chiamiamo tradizionale, perché non si chiama famiglia tradizionale, è la famiglia naturale, quella dell'articolo 29 della Costituzione, società naturale fondata sul matrimonio. Questa è la famiglia. Ed è un concetto laico, laicissimo, d'accordo? Saluto Massimiliano Amato e ho ricordato anche la presenza di Gianfranco Amato alla conferenza stampa di Verona, dove abbiamo prodotto immediatamente una grande attenzione sui giornali e oggi l'Arena cita anche la presenza di Gianfranco Amato come capolista a Verona della lista del Popolo della Famiglia. C'è Alberto Cerutti, candidato sindaco a Borgo Manero. C'è Mirko De Carli che ieri con Fabio Torriero ha tenuto una bellissima iniziativa. Riolo Terme, candidato sindaco Mirko De Carli, lo ripeto, proponiamo il meglio. Volare Alberto Cerutti a Borgo Manero o Mirko De Carli a Riolo o Stefano Arrighi a Genova o votare Filippo Gregolini a Verona, votare per gli amici e popolo la famiglia di Goito con Massimiliano Esposito, la Verità Boddi, Danilo Bessan, Paola Zen, il gruppo del PDF di Padova, vuol dire votare il meglio che c'è. Nicola Pasqualato ci informa che oggi Gianfranco Amato è a Conegliano, dove anche lì candidiamo i migliori che ci sono. C'è Lorenzo Damiano candidato sindaco, c'è Damiano Cattarin. Alle 12 c'è la presentazione della lista a Conegliano. Abbiamo proposto al paese la migliore classe dirigente possibile. A Conegliano Gianfranco Amato va in un comune dove la giunta, lo ripeto, di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia ha portato con una sua delibera il gender nelle scuole. E ancora ci chiedete l'alleanza con questo centrodestra. Il Popolo della Famiglia nasce come risposta al tradimento da parte della politica, un tradimento operato in sede di Family Day. Davanti al Family Day ci eravamo affidati a dei politici che stavano in maggioranza e dei politici che stavano in opposizione. Alla fine abbiamo trovato quei politici della maggioranza e dell'opposizione, da Renato Schifani, l'ex presidente del Senato che sta con Forza Italia, al ministro della famiglia Costa, Angelino Alfano, quelli che prendevano sotto braccio Gandolfini 2 ore prima del Family Day. Li abbiamo trovati tutti a sostegno della legge Cirinnà. E allora dobbiamo farci prendere per il culo ancora? E scusatemi, faccio il Paolo Ruffini del PDF TV. Ancora insistiamo? Ancora diciamo no, ma bisogna rafforzare la posizione di centrodestra? Ah, Di Nolfi c'ha i rapporti subacquei con Renzi? Che ora pensate di spacciare queste stupidaggini e pensare che la gente vi creda? Il voto al Popolo della Famiglia è l'unico voto utile. È l'unico voto utile. Quelli che invocano la dispersione del voto hanno disperso il cervello, dice Orazio Filippelli. Saluto Mariano Aliberti, saluto Giuseppe Annicchino. Mariano Aliberti dice: c'è una minima possibilità che il Comitato Difendiamo i Nostri Figli possa riunirsi al completo e che tutte le divergenze siano riconciliate? Io penso non ci siano divergenze da riconciliare, ognuno ha posizioni proprie sul piano politico e la può ovviamente mantenere la posizione. Credo che oggi quello che sperimentiamo sul territorio è che, poiché sul territorio il Popolo della Famiglia c'è, raccoglie firme, fa elezioni, si candida a rappresentare quel mondo, di fatto moltissimo mondo del cosiddetto Comitato Difendiamo i Nostri Figli è oggi impegnato dentro al Popolo della Famiglia, perché lì si fanno le cose, è nel Popolo della Famiglia che si fa qualcosa. In altri contesti ormai abbastanza residuali ci si affida al centrodestra che ci protegga, diciamo così. Ma lo capiscono pure i bambini che ormai non si può più. Ormai non si può più. Ormai non si può più. La lezione della 17ª legislatura repubblicana, che lo ricordo, è la lezione delle larghe intese, del patto del Nazareno, dell'intesa fra centrodestra e centrosinistra, è che questa intesa, se si dovesse riproporre nella prossima legislatura repubblicana senza la presenza del Popolo della Famiglia, senza la presenza del Popolo della Famiglia, sarebbe la legislatura che produrrebbe il disastro: il matrimonio egualitario, l'utero in affitto, la droga libera, l'eutanasia piena, la cancellazione del diritto di obiezione di coscienza per i medici sull'aborto. È già scritto, è già scritto. Se la 17ª ha prodotto divorzio breve, unioni gay,
prima parte del voto sull'eutanasia, prima parte del voto sulla Scalfarotto, l'opera verrà completata nella diciottesima legislatura repubblicana. La diciassettesima è stata una legislatura di accordo centrodestra-centrosinistra, nuovo centrodestra, Forza Italia, stavano in maggioranza, poi Forza Italia se ne è uscita. Ma le leggi sono state votate da questo connubio. Se ci si fida ancora una volta di questo connubio, inevitabilmente per noi sarà la fine, sul piano della legislazione. Della legislazione. Ora, se vogliamo fare davvero qualcosa di utile, possiamo solo rafforzare il popolo della famiglia. Possiamo rafforzare il popolo della famiglia. Simona Rossi dice: il mondo va a rotoli perché qualcuno si sente di discriminare qualcun altro. Lo dico con chiarezza a Simona Rossi. I discriminati siamo noi. I discriminati siamo noi. Sono quelli che a Reggio Emilia vogliono fare una manifestazione e il Gay Pride si può fare e gli amici nostri vogliono fare un'altra manifestazione. Non la possono fare. Quelli sono i discriminati. I discriminati sono quelli che stanno nella famiglia naturale e non hanno nulla, 29.168.000 persone sposate, non hanno nulla. I discriminati sono quelli che nella legge Cirinnà avete avuto la faccia di mettere nella prima parte la legge per gli omosessuali che hanno diritto alla pensione di reversibilità, nella seconda parte la legge sulle coppie di fatto eterosessuali che non hanno diritto perché sono eterosessuali. La discriminazione la fate voi, quotidianamente. Insultandoci, facendo vergognosamente strale del minimo sensazione di decenza. E allora votiamo proprio la famiglia per ribaltare, per cercare di riequilibrare questa discriminazione folle che noi subiamo, che noi subiamo. Non la provochiamo, noi non discriminiamo mai nessuno, noi subiamo le discriminazioni. Come è ovvio, come si vede anche da questa bacheca, qui c'è lo spazio per poter discutere serenamente. Qui c'è lo spazio per discutere serenamente. Dice, le coppie etero avevano possibilità di unirsi in matrimonio. Se muore uno prima che si uniscono in matrimonio, sono 1 milione le coppie eterosessuali, coppie di fatto, previste dalla legge Cirinnà. 1 milione, anzi più di 1 milione. Allevano 700.000 bambini. Le coppie gay sono 7.513. Perché la reversibilità vale 7.513 e non al milione, anzi 2 milioni di persone che allevano 700.000 bambini? Che clamorosa forma di discriminazione è questa? Clamorosa, perché si può fare la manifestazione del Gay Pride a Reggio Emilia e non si può tenere una manifestazione contraria al Gay Pride a Reggio Emilia? Perché non si capisce che questa è la più profonda delle discriminazioni? Perché a scuola devono entrare le associazioni LGBT a fare i corsi gender a mio figlio e se entro io sono l'omofobo e non posso fare nessuna tipo e forma, neanche ai convegni, neanche all'assemblea di istituto posso partecipare? È questa la discriminazione, non raccontate quello che non c'è. Non raccontate quello che non esiste, o almeno non raccontatelo a noi che sappiamo com'è la situazione. Noi ci battiamo. La differenza fra noi e tutti gli altri è che noi ci battiamo, ci mettiamo la faccia, raccogliamo le firme, ci presentiamo alle elezioni, ci facciamo deridere se prendiamo lo 06, lo 05, prendiamo i rischi che questo deriva. Perché abbiamo l'inevitabile necessità di batterci per la verità, per testimoniarla e condurla in qualche modo a regolare le comunità in maniera sensata. Noi parliamo chiaro, come dice Piera Giacometti. Noi parliamo chiaro e pretendiamo rispetto e ci battiamo perché questo avvenga, perché seduti al tavolo con la forza del consenso ci debba essere rispetto nei confronti delle nostre posizioni. E la discriminazione deve chiudersi e si chiuderà solo e soltanto quando il popolo e la famiglia avrà consensi necessari a essere determinante negli equilibri politici. Questo cambierà la situazione e chi non lo capisce, anche nel nostro mondo, fa un errore colossale. È l'unica strada, l'unica possibilità. L'unica possibilità è rappresentata da questo simbolo che non a caso io uso nella mia fotoprofilo, non c'è la mia faccia, c'è il simbolo del popolo e della famiglia perché è l'unica possibilità. L'unica possibilità non è Adinolfi, l'unica possibilità non è nessuno dei nostri dirigenti. L'unica possibilità è che quel simbolo raccolga talmente tanti voti da riequilibrare un sistema in cui la cittadinanza politica per noi è cancellata e per questo subiamo la peggiore e continua delle discriminazioni che esistono in questo paese. Questo è quello che dobbiamo fare. Scusate se mi sono infervorato.
mi perdoni Maria per qualche parola di troppo, non dovrei usarle forse, ma sento davvero grande l'ingiustizia, il fuoco amico, il fuoco nemico. Ci subiamo tutti i giorni tutto questo, ci dobbiamo davvero coraggiosamente spendere per la difesa dei principi non negoziabili, per i principi della famiglia naturale, per la difesa dell'articolo 29 della Costituzione, perché è giusto farlo, perché è giusto farlo. Ora andate a difendere le nostre posizioni, a parlare per strada con le persone. Oggi è giorno di campagna elettorale, andiamo ovunque a parlare con le persone, a convincere il nostro programma, andiamo nelle nostre parrocchie, nelle associazioni ecclesiali, ma andiamo anche fuori dalle realtà nostre, non innamoriamoci delle nostre beghe, le note tecniche, i comunicati numero 28 riguardano poca gente. Saluto anche Esther Corona che è arrivata. Dobbiamo fare questo. Ad Andrea Fratini che dico una gran bella puntata, dico fate un mi piace, un condividi a questa puntata, fatela vedere a più persone possibili e spieghiamo così la ragione per cui è finito il tempo di stare in panchina, come scrive bene Danilo Bassan, candidato numero 2 della lista del Popolo della Famiglia a Padova, capolista Maria Verita Boddi che vedo qui in collegamento e ringrazio davvero per il suo straordinario lavoro. Saluto Corrado Salonia, candidato a Avola del Popolo della Famiglia. Saluto Stefano Sigali, Milena Brindisi Trabona, Faustino Cogliandro. Vi ringrazio se volete fare un mi piace o un condividi a questa puntata, farla vedere a più persone possibili. Alle 12 comincia la presentazione della nostra lista Conegliano con Gianfranco Amato. Alle 11 tra poco comincia Atlantide con Agus, il nostro leader in Sardegna. Marco Rapetti Arrigoni dice: c'è chi è alla ricerca di candidature personali e c'è chi offre una vera alternativa in difesa della famiglia ed è il popolo della famiglia. Saluto Alessandra Mondelli in corsa Borgo Manero, sempre il popolo della famiglia. Saluto Alex Zino Finori. Saluto Anna Russo, Claudia Brignoli, che dice povera Simona. Io ringrazio Simona per essere stata qui, ha ascoltato quello che avevamo da dire, che avrà capito forse qualcosa sul tema della discriminazione. Saluto Simona Lupi, che ha già condiviso e ora taggerà tutti i suoi parenti di Genova. Brava Simona, questo è quello che dobbiamo fare. Per aiutare Stefano Arrighi, che ha avuto il fuoco amico contro oggi, diamo tutti insieme un grande aiuto a Stefano, facendo vedere questa puntata e dicendo che l'unico voto utile a Genova è per il candidato sindaco del Popolo della Famiglia, Stefano Arrighi, che è il miglior candidato possibile per la città di Genova, è un giovane papà di 34 anni e lo candida il Popolo della Famiglia. E se vuoi condizionare seriamente le elezioni a Genova partendo dai nostri valori, se hai partecipato al Family Day, se sei un sostenitore di queste posizioni, l'unica possibilità è votare Stefano Arrighi. Punto. Punto. Il resto, le note tecniche sulla dispersione del voto sono puttanate. Fine della discussione. Saluto Valeria Annecchino, saluto Cristi Ross, ecco Giuseppe Focone che domani fa la conferenza stampa di presentazione della lista a Melito, l'abbiamo fatto a Napoli, saluto Irene Stagliano. E ringrazio anche Bernarda Raucci, ringrazio tutti coloro che sono stati in connessione oggi. Un mi piace, un condividi per la nostra diretta di oggi. Forza Popolo della Famiglia, andiamo a vincere e a fare campagna elettorale anche oggi, altrimenti ci sarà da spiegare al SIC, all'indiano SIC, che deve uniformarsi ai nostri valori, ma non si sa quali sono. Noi almeno abbiamo chiari i valori da indicare. Credo sia qualcosa di forte come nostro patrimonio che consegniamo al paese. Saluto Simon Pietro Carta, Rosa Eleonora degli Esposti, Alba Parrini, Angelo De Salvatore e vi chiedo a tutti davvero un ultimo mi piace, un ultimo condividi sulla vostra pagina per far vedere a più persone possibili questa puntata che credo abbia detto delle cose importanti, forse fondamentali, anche sulla ragion d'essere
del popolo, della famiglia. Un saluto a Paola Romana, a Anna Ciappa, a Giovanni Albicini che dice la Madonna è con il popolo della famiglia, ed eccola qua, sta sempre con noi, ci guarda e ci protegge così come veglia il corpo di nostro Signore Gesù Cristo appena deposto dalla croce. Grazie a Federico Pieroni che dice una bella puntata, devo capire ancora molto ma voglio imparare a lottare meglio. Saluto Nicola Pasqualato, saluto Leonardo De Stefano. Anna Scapin che dice a Padova avrete il mio sostegno per far conoscere questo miracolo che è il popolo della famiglia. Saluto Mary Rossi, ecco, appoggiati a Anna Scapin, anzi dalle tutte le informazioni per rendere ancora più forte il popolo della famiglia a Padova, vista che è un'amica padovana. Saluto Sara Deodati che oggi fa il compleanno, oggi è no nostra colonna, la colonna del corso di formazione per i dirigenti del PDF di Roma, una colonna del PDF della nostra città, e allora fatemi dire a Sara Deodati un bel tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Sara, tanti auguri a te. Un abbraccio davvero forte a Sara, a suo marito Giuseppe Brienza che conoscete bene sia come dirigente del Popolo della Famiglia sia come autore per il quotidiano La Croce. Saluto Valeria De Persis, ecco Giovanni Fiori, saluto Silvia Lucchetti, un abbraccio anche a Silvia Lodà, a Valeria Annecchino, ad Angelo De Salvatori, Irene Stagliano dice anche voce eccelsa, insomma esagerato. Io e Sara siamo molto affezionati, abbiamo anche una foto quasi abbracciati da fidanzati per fare ingelosire Giuseppe. Una foto molto carina, sinceramente la trovo molto molto bella la nostra foto. Un abbraccio anche alla Silvia Lucchetti che fa gli auguri a Sara, a Mira D'Angelo, a Mariano Aliberti. Signori, un mi piace, un condividi, non foss'altro per questa performance canora conclusiva che abbiamo fatto per la nostra Sara. Un abbraccio a Bernarda Raucci, viva il 16 maggio, viva tutti noi, ci ritroviamo con, mi pare che è il compleanno anche di Federico Pieroni oggi, quindi doppi auguri se non sbaglio, saluto a Corrado Salonia, un abbraccio a tutti voi, ci ritroviamo in questi giorni, domani, stessa ora, Popolo della Famiglia TV con Stampa Evangelo, dalle 11 invece trovate Alberto Agus con Atlantide e dalle 12 la presentazione della lista del Popolo della Famiglia a Conegliano con Lorenzo Damiano, candidato sindaco in autonomia come sempre per il Popolo della Famiglia. Votate e sostenete le liste, i candidati sindaco del Popolo della Famiglia. Da Maria di Norfi un saluto anche a Carlo Manili, un abbraccio a tutti voi, ci troviamo domani con Stampa Evangelo.